Questa è la mamma. Scappa! Corri! Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi, come avete visto sicuramente da queste bellissime cuffie, letto dal titolo e visto appunto dalla copertina, siamo tornati in un nuovo horror a 360 gradi. Oggi, l'ho detto, mi sveglio, prendiamo un horror che comunque è come il caffè per me, quindi... perché non farlo? Mannaggia me che mi sono svegliato stamattina. Se non lo fate, mi ricordo assolutamente di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se appunto non lo fate, picchio con il telecomando e vi do anche il raffreddore, quindi non vi conviene se volete stare bene quest'estate. Il titolo di questo bellissimo video si chiama Entra nella casa a tuo proprio rischio. Ottimo! E noi dove entreremo? Sicuramente in una casa. Siamo morti. Ottimo. Iniziamo. Ho voglia proprio di prendere un infarto, speriamo non troppo forte, perché sennò questo video non lo monto io, ma probabilmente la mamma che tutti conoscono. E se non la conoscete andate a recuperarvi qui o a fine video la compilation completa e la prova a non spaventarti, che ne ho fatte tante. Visto che è quello che va meglio sul canale, tacci vostra. Buongiorno? No, coi teletrasporti mi viene un infarto. Ragazzi, porca! Paranormal Activity, tua sorella. Tua sorella! Nel bagno, chi c'è? Bloody Mary? Ma sono... porca! Sono passati 25 secondi, sono riuscito a prendere già due infarti e mezzo. Non è un buon segno. Non è un buon segno, ci vediamo tra poco perché mi sto esplodendo con la gola. Aiuto! Bloody Mary? Ma sono... porca! Eccomi qua, sono passati soltanto 10 giorni dall'ultimo minutaggio che avete visto, ma dettagli, mi hanno portato via in ambulanza 7 volte. Abbiamo avuto anche 7 anni di sfiga perché si è rotto uno specchio, ottimo. Mi hanno barricato in casa, comunque un buon segno. Ragazzi? Ragazzi? Porca! Chi era quella tizia gnocca? Voglio chiedergli il numero, quindi torniamo indietro e la salutiamo un attimo, scusate. Mi pareva una tizia molto gnocca. Sì, sì, era palesemente gnocchissima e... au? Au? Niente, non mi ha sentito. Che bel posto accogliente comunque. Ciao! Eh? Non ho capito cosa ha detto. Scusatemi. Sono scemo. Non so neanche capire più l'inglese. Ottimo. Scusate? Hey! It's after me. Non ho capito. Però va bene. Facciamo finta di niente. E questa chi è? È la sorella della tizia gnocca. Buono a sapersi. Se ti fai amica la sorella, prenderti la sorella più grande è più facile. No, no, non era... porca! Non era così il detto. Tacci tua. Ma cosa sono? Io non vorrei mai una cosa come pagliaccio così. No, mai in casa. Perciò gli do fuoco alla casa stessa. Ah, ma sono giochi ste cose a cui faccio 360 gradi? Qualcuno me lo dice perché... Ehi, subscribe now. Che brutto che sei, pagliaccio. No, chiedo. Perché sono troppo simili a dei giochi. Mi sa che hai fatto la cazzata più grande del mondo. Chiudere la... Au, ti chiameremo e... Do you want to play with me? Allora, tu stai in porta, io calcio, eh. Ma allora, non... che cacchio vai via se vuoi giocare? Sta fettente, cioè. La chiameremo... Emma. Ok. Emma mi sa che non è tanto felice di stare in quella... Ehi! Emma! Niente. Non ci vuole. We shall rise.
Questa è la mamma. Scappa! Corri! Ma che horror del cacchio! Io lo dico, se questo è un gioco io non lo faccio neanche se mi paghi, neanche se arriviamo a 100.000 iscritti, ve lo dico. Siamo malati, sì, se quella là mi insegue. Portano via noi l'ambulanza, in casa da morto. Vabbè ragazzi, spero che questo video assurdo, molto horror, io ho perso 10 anni di vita, ma tanto ormai mi restano 2-3 giorni, quindi pazienza. Vi sia piaciuto, se così vi ricordo, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, se non lo fate vengo a cercare. E con il classico ormai, telecomando. Seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube e se volete su TikTok. E non posso dirvi altro che non so quando, non so come e non so perché, ma l'importante è dire ao, io quasi quasi trovo un'altra ragazza, perché questa non è una famiglia molto tranquilla. No, Pinguele, ciao e iscrivetevi, se no vi trovate questa come fidanzata, o magari vi trovate il cugino di questo come fidanzato, cavoli vostri, ciao.